In questo esercizio numero 5 abbiamo due molle, la molla A e la molla B. La molla A ha una lunghezza di riposo di 16 cm, la molla B una lunghezza di riposo metà, quindi 8 cm. La molla A raggiunge i 21 cm quando viene tirata con una forza di 4 N. Invece la molla B, per farle raggiungere la stessa lunghezza, cioè 21 cm, ci vuole una forza diversa di 6 N. Prima domanda, le costanti elastiche delle due molle e qual è più morbida e qual è più dura? Queste sono le due molle, questa è la molla A, 16 cm, la molla B, 8 cm. Entrambe devono essere portate a 21 cm di lunghezza totale. Questo significa che la molla A si deve allungare di 5 cm, da 16 a 21. La molla B si deve allungare da 8 a 21, quindi di 13 cm. Vediamo i simboli utilizzati: L0A e L0B sono le due lunghezze di riposo, LA e LB sono le lunghezze finali uguali a 21 cm, delta LA, delta LB sono gli allungamenti. Qui abbiamo gli stessi valori: lunghezza di riposo di A 16, lunghezza finale 21 cm, allungamento 5 cm, la forza necessaria per produrre questo allungamento di 5 cm è di 4 N. Dopo vedremo i dati della molla B, facciamo i calcoli con la molla A. Si parte sempre dalla legge di Hooke, che è questa: la forza elastica è proporzionale all'allungamento della molla. La costante di proporzionalità è la costante elastica della molla che dice quanto la molla è dura, cioè è rigida. Siccome dobbiamo trovare la costante elastica della molla A, facciamo la formula inversa: la forza elastica diviso l'allungamento, quindi 4 N, la forza elastica, diviso l'allungamento da 5 cm. Il risultato è 0,80 N al centimetro, due cifre significative, 0,80 perché i dati hanno due cifre significative ciascuno. Newton al centimetro significa che se io allungo la molla A di un centimetro, quella reagisce con una forza di richiamo di 0,80 newton. Facciamo le stesse cose adesso, gli stessi calcoli per la molla B, che con una forza di 6 newton si allunga di 13 centimetri, perché è da 8 a 21 centimetri. Quindi questo rapporto ci dà la costante elastica della molla B e fa circa 0,462 newton al centimetro. Significa che se io allungo la molla B di un centimetro, questa mi fa una forza di richiamo di 0,46 newton, che è un valore minore di 0,80. Quindi vuol dire che a parità di allungamento di un centimetro, la molla B fa una forza minore della forza A, quindi è più morbida la molla B. La molla A è più dura e questo è in accordo col fatto che ha una maggiore costante elastica. Quindi la costante elastica rappresenta la durezza di una molla. Questo valore è maggiore di quest'altro, quindi la molla A è più rigida della molla B. Passiamo adesso alla seconda domanda: quale forza bisogna applicare ad A affinché la sua lunghezza diventi di 49 cm? Si tratta di applicare la legge di Hooke. L'incognita è quanta forza dobbiamo applicare, è come chiedere quanta forza fa la molla, al contrario, quindi una forza di richiamo, sapendo la costante elastica della molla A che abbiamo calcolato prima e sapendo di quanto si deve allungare. Siccome la lunghezza finale deve diventare di 49 cm e quella iniziale era di 16 cm, qua mi sono dimenticato di scriverlo, allora l'allungamento è stato da 16 a 49. 49 meno 16 è stato di 33 cm l'allungamento della molla A. Quindi, andando a sostituire i numeri, costante elastica 0,80 newton al centimetro per 33 cm fa 26,4 newton. Questa è la forza con cui noi dobbiamo tirare la molla A per farla allungare fino a una lunghezza totale di 49 cm. Ultima domanda: quale lunghezza raggiunge la molla B quando le si applica una forza di 9 newton? Si riparte ancora dalla legge di Hooke, stavolta scritta per la molla B, e noi dobbiamo trovare la lunghezza finale. Quindi ci serve intanto l'allungamento. Quindi l'incognita stavolta è l'allungamento, che troviamo con la formula inversa: forza elastica diviso la costante elastica. La forza elastica la sappiamo perché il testo ci dice che la molla B viene tirata adesso con 9 newton e la costante elastica della molla B l'abbiamo trovata prima. Quindi l'allungamento,
Da questo rapporto viene 19,5 cm, guardiamo l'unità di misura, newton si semplifica e centimetri torna al numeratore. Quindi la molla B adesso si allunga di 19,5 cm, ma questa non è la lunghezza finale che raggiunge la molla B, è solo l'allungamento. Per trovare la lunghezza finale noi dobbiamo ricordare che la molla B aveva una lunghezza di riposo di 8 cm, quindi dobbiamo fare 8 cm, lunghezza iniziale o di riposo, più 19,5 cm che è l'allungamento. Quindi nel complesso, in totale, la molla B ha raggiunto i 27,5 cm. E così abbiamo risposto a tutte le domande del problema.